Ore 12:25. Buongiorno Gobbi. Allora, argomento di queste ore, di questi ultimi minuti, è il post di Federico Chiesa su Instagram. Cosa avrà voluto dire? Boh, francamente non oso avventurarmi, non oso avventurarmi. E non lo oso giudicare, non oso giudicarlo. Io vi ho più volte detto che il mio giudizio tecnico su Federico Chiesa, io l'ho dato già 1 anno e mezzo, 2 anni fa, quindi non c'è da ribadire chissà che. Però guardate, dei grandi mali di questi tempi calcistici dove oramai siamo tutti pettegolezzi e PlayStation, è scordarci che quelli che indossano questa maglia, una maglia di una squadra di calcio, sono pur sempre degli esseri umani. Sono dalla parte di Federico Chiesa, non ho elementi per esserlo. Così come non ho elementi per essergli contro, non ho la presunzione di quelli che l'accusano, mercenario, non vuole rinnovare, il procuratore, il papà, la mamma, la fidanzata, eccetera, eccetera, eccetera. Dice, lui si crede superiore, si crede un top, si crede quello, ma voi pensate che Federico Chiesa sia un imbecille? L'avete guardato un po' tutti, quella docufiction su Prime, no? A me tutto sembra fuorché un imbecille, ragazzo. E penso sappia anche lui che il suo rendimento non è stato certo da ricordare nelle ultime stagioni. Naturalmente è inutile che mi stia a ripetere. Quando io dicevo, ragazzi, Del Piero ci ha messo 3 anni, e voi, no, è colpa dell'allenatore. Vabbè, non mi voglio stare a ripetere, raga. C'è chi dice che lui vuole 7 milioni l'anno. Boh. Se chiede questi soldi, per me non è molto sano di mente. Per me è inverosimile tutto questo. Così come c'è chi dice che il nuovo cosiddetto ponte che gli è stato proposto sia passare da 5 più bonus a 5, in sostanza un downgrade. Ora, ribadendo il concetto che Chiesa è un essere umano, è un essere umano più bravo e fortunato di noi, più bravo e anche più fortunato di noi, ma è pur sempre un essere umano. Io mi chiedo a tutti questi con la verità in tasca, ma voi, in caso un bel giorno si presentasse il vostro datore di lavoro e da oggi non prendi più 1200 euro al mese, ne prendi 1000, voi come reagireste? Ditemelo voi. Io proprio da questo evinco, una volta ancora, che tutti questi specialisti da tastiera, ai quali oramai la nuova Juve del furbacchione al cane è rivolta, di qua si evince ancora una volta come la stragrande maggioranza di questi leoni da tastiera, di questi che lo chiamano mercenario, non conoscano un giorno di lavoro in vita propria, non conoscono cosa sia la vita lavorativa. Poi naturalmente c'è il solito moralista che è ancora più scemo degli Allegri Auti. Io, i moralisti, ma prende lo stipendio! Quelli sono ancora più scemi degli Allegri Auti, quelli che si attaccano allo stipendio. Sono ancora più scemi degli Allegri Auti. Che colpa ne ha Federico Chiesa se lui sa giocare a calcio e voi siete nati con i piedi esagonali? Che colpa ne ha Federico Chiesa? Voi al suo posto rinuncereste, ma levatevi dai coglioni, ma per favore, levatevi dai coglioni. Voi rinuncereste, ma cosa rinunciate voi?
Ma a cosa rinunciate? Che quando andate da un artigiano, ma toglimi qualche cosa, non fare lo scontrino, cosa rinunciate voi? Cosa rinunciate voi? Ma per favore, levatevi dai coglioni, per favore. E poi, naturalmente, al post ci sono state delle reazioni. La più evidente è quella dell'amico del cuore, ex Viola, Dusan Vlahovic. C'è chi può essere un like di circostanza, dice qualcuno, però l'esperienza mi dice che se io so che c'è fra una parte, fra un mio amico e la sua, è un altro mio amico, c'è guerra, non si parla, no? E magari uno dei due posta un qualcosa chiaramente rivolto all'altro con cui è in pessimi rapporti. Se io metto like, io automaticamente vado a schierarmi. Io automaticamente vado a schierarmi, capite qual è? Sì, può essere un like nel senso dai, torna, rinnova e torna, però amici miei, vi ricordo soltanto una cosa, che Dusan il prossimo anno ha lo stesso problema, ha lo stesso identico problema il prossimo anno, Dusan. E non mi risulta sia stato risolto questo problema. Quindi questo ancora una volta converge con il fatto che ragazzi, ragazzi, in quelle quattro mura qualcosa è successo. Hai voglia a presentarvi case del Mulino Bianco, questo e quest'altro. In quelle quattro mura qualcosa è successo, qualcosa di molto simile, sapete a cosa? È una cosa che è già successa, è con lo stesso protagonista come dirigente a Napoli ai tempi di Ancelotti, ricordate? L'ammutinamento con il ritiro, la questione del ritiro, dell'ammutinamento, con la curva che se la prese con Insigne, ricordate? Non dico che sono successe le stesse identiche cose, però, capisci a me, essendo che è una squadra di calcio, un gruppo di calciatori, specialmente quando si passano dei mesi brutti, tormentati, pesanti, come quelli degli ultimi 2 anni, in un gruppo che passa tutte queste vicissitudini e poi vince un trofeo, ci sono situazioni, tu magari con un tuo compagno ti mandi a fare in culo un'ora sì e l'altra pure, in quelle circostanze là. Ma quando sei in campo, poi diventi tutto, si diventa tutt'uno, nella buona e nella cattiva sorte, è lì che si rafforzano i rapporti umani, è lì che si rafforzano. Cosa che è parsa evidente nei giorni immediatamente successivi alla vittoria di Coppa Italia. Ragazzi, il calcio, quelli sono esseri umani. Ragazzi, avranno anche il macchinone, ma quelli sono esseri umani come noi. Anche loro amano, odiano, scopano, litigano, cagano, pisciano. Sono come noi, non sono delle divinità erculee, irraggiungibili. Non sono Ulisse che rientra da casa madre travestito da vecchio e con la sua faretra infila la freccia in tutti gli occhielli. Non sono delle divinità greche, sono esseri umani. Il cameratismo, voi sapete cos'è il cameratismo? Il cameratismo nasce nel momento in cui un gruppo affronta tutti insieme una situazione difficile. Può essere un licenziamento collettivo, a proposito di lavoro, che in tanti non conoscono. Può essere un licenziamento collettivo e io se ne so qualcosa. Può essere un incidente stradale, può essere, che so, l'essere ostaggi di un gruppo terroristico, può essere, sto esagerando naturalmente, può essere un momento difficile in una squadra di calcio e di sport in generale. Ragazzi, io che da cronista gli spogliatoi non è che ci vivo dentro, ma li vedo. Io che vedo cos'è un gruppo, ho avuto l'opportunità di vedere cos'è un gruppo e cosa non lo è. State tranquilli, ragazzi, che
che il problema non è solo Chiesa, altrimenti non ci sarebbero tutti quegli appurati, ragazzi. Ragazzi, ve lo feci l'altra volta l'esempio, ragazzi, uno che è un esubero, nome e cognome Daniele Rugani, non gli rinnovi il contratto già sapendo chi era l'allenatore, perché se l'allenatore non lo vuole te lo dice subito, tu il contratto non glielo rinnovi se l'allenatore non lo vuole, ok? Questo è, quindi ragazzi, lì non è una polveriera, evidentemente. Sì, ci sono state le parole di Danilo, però ragazzi, su Danilo, e ora vi devo dire un'altra storia, su Danilo, ragazzi, a parte il fatto che sì, bravissima persona, bravo ragazzo, tutto quello che volete, capitano, però capite che un conto è Danilo, un conto è Buffon. C'è una piccola differenza fra Danilo e Del Piero? C'è una piccola differenza fra Danilo e Gaetano Scirea? C'è una piccola differenza o no? Con tutto il sacrosanto rispetto che nutro verso questo bravissimo ragazzo, a parte il discorso carismatico, noi stessi quante volte l'anno scorso ci siamo andati a lamentare quando subivamo un torto arbitrale o il fallaccio su Illis che lui non andava a fare la voce grossa, quante volte ci siamo lamentati? Ma questa è un'altra storia. Danilo, quello che voi non avete calcolato di Danilo, Danilo è brasiliano, come Douglas Luiz, è brasiliano come Bremer e soprattutto è brasiliano come Thiago Motta, che ha vissuto gli spogliatoi, sa benissimo che quando in un gruppo, in una squadra ci sono dei sudamericani sono soliti a fare molto gruppo fra loro. Ricordate gli argentini nell'Inter? Li ricordate? Zanetti, Cambiasso, Samuel, Milito. Ci si era unito anche Córdoba, anche se Córdoba era colombiano. Capite? I sudamericani sono un po' come, chi ha fatto il militare lo sa, sono un po' come i siciliani a militare, che fanno comunella fra loro, lontani da casa loro, lontani dalla famiglia, e tendono quasi a formare un surrogato di famiglia in caserma, no? Chi ha fatto il militare, siciliani, napoletani, sa benissimo che sono così, sa benissimo che funziona così. È la stessa cosa per i sudamericani in una squadra di calcio, soprattutto per chi gioca in Europa. Soprattutto per chi gioca in Europa, ragazzi. Anche a livello di calcio dilettantistico, a Barletta abbiamo avuto, li abbiamo avuti gli argentini, ne abbiamo avuti, Laviano, Schelotto, vabbè, lasciamo perdere, Ganci, Di Rito, li abbiamo avuti, e sono soliti fare comune a Bitonto, addirittura ce n'erano quattro anni fa, Laviano, Buttazzoni, Pignatta, e ce n'era un altro che non ricordo, parliamo di una quindicina di anni fa. Questi sono, fanno comunella fra loro, ed ecco spiegato Danilo. Danilo oramai è passato, tra virgolette, dall'altra parte, quindi si è adattato alla nuova realtà, fa comunella con i suoi compaesani, fa il suo gruppo, e vi dico subito una cosa, quello è il comitato di spogliatoio: Thiago Motta, Danilo, Douglas Luiz, Bremer, che è un bene, attenzione, deve esserci una gerarchia nello spogliatoio, però questo spiega perfettamente la, non dico la, il dissociarsi di Danilo, però io vi ricordo che lo stesso Danilo prima della finale di Coppa Italia era quello che ha detto: non sappiamo se capiterà mai più, capito? Quindi come interpretare questa cosa di Chiesa? Boh, certo che adesso sono in un cul-de-sac un po' tutti, lui che in pratica non ha mercato, la società che potrebbe perderlo a zero, l'allenatore, ecco perché dicevo che Thiago ha sbagliato. Ora vi faccio una domanda, no, ci mancherebbe, non parlo da Allegriano, anzi voi sapete quanto stimi Thiago Motta io.
Ora vi faccio una domanda, perché Thiago ha sbagliato a fare lui quei nomi e non chi li doveva fare, seppur fosse in accordo con la società? Ok, mettiamo che non si riesce a prendere Cop Miners, non si riesce a prendere Todibolo, Adeyemi, chiacchiere, morte, Galeno, eccetera. Mettiamo che, raga, qua bisogna reintegrare qualcuno. Se Chiesa venisse reintegrato, ma che figura di merda fa Motta? Motta perde la faccia dinanzi allo spogliatoio, se dovesse accadere una cosa del genere. Ecco perché ha sbagliato a fargli lui quei nomi. Ecco perché. Se puta caso, è difficile per come si stanno mettendo le cose, ma metti caso Chiesa rientra. Secondo voi Motta come la prende? Eh? Motta come viene visto, brasiliani a parte, dal resto dello spogliatoio, soprattutto da chi c'era l'anno scorso? Motta secondo voi come viene visto? È per questo che io dico che è stato un errore da parte sua fare quei nomi. Anzi, soprattutto per questo dico che è stato un errore da parte sua fare quei nomi. Quei nomi, nel momento in cui il giornalista ti chiede, ma due sono le cose. Sono fatti della società, come faceva Allegri, ricordate? E lì forse ha peccato di ingenuità e di entusiasmo, Tiago, ma glielo perdono. Oppure, uè, direttore, vieni qua, vieni tu a parlare con questi. In modo da far capire, amico, se hai capito che devo venire a fare il San Sebastiano, il capro espiatorio, come faceva l'altro, io vi mando a cagare. Ok? Ecco perché per me Thiago ha sbagliato. Mettiamo che Chiesa venga reintegrato anche alle condizioni della società, perché Thiago può non essere innamoratissimo tecnicamente di Chiesa, ma si vede lontano un chilometro, che roba contrattuale il problema, si vede lontano un chilometro. Mettiamo caso che Chiesa accetta alle condizioni della società. Come verrà visto Tiago Motta da Chiesa nello spogliatoio? Ditemelo voi adesso. Ditemelo voi adesso. Quindi lo capite che qualcosa di poco chiaro è successo? Lo capite? Di poco chiaro. Magari non è successo il 48, ma un 45-46 è successo. Diciamolo. Diciamolo, mettiamola numericamente, storicamente la faccenda. Ma tu lo rivorresti Chiesa? Io, la mia opinione su Chiesa la conoscete. Nella mia Juve ideale Chiesa sarebbe già andato via. Nella Juve Lippi, di Conte, di Capello, Chiesa non portava manco le borracce. Voi lo sapete, no? Però allo stato attuale, dove dobbiamo autoconvincerci di essere con le pezze al culo, dobbiamo fare training autogeno, non sto a ripetere sempre le stesse cose. Nella situazione attuale, sapete come si dice, chi lascia la via vecchia per quella nuova sa ciò che lascia e non sa ciò che trova. Ma va a scadenza e può andare dove vuole, colpa tua. Ah, a proposito, e chiudo il video. Naturalmente, io guardo i video Toselli, Colpogobbo e gli altri, e francamente cominciano un po' a preoccuparsi anche loro della situazione. Ieri, ragazzi, in distinta c'erano 13 giocatori di movimento ieri, oh. In distinta c'erano 13 giocatori di movimento, cioè, ma neanche in seconda categoria accade una roba del genere. Lo so, è chiaro che non sarà così, però sai com'è. Non è che dai un'impressione di grande amministrazione, hai voglia di creare l'alba e inventare cagate. Quando si dice, è un appello che faccio ai capishers, ma Giuntoli ha trovato questa situazione, ma Giuntoli ha... Allora, fatemi una cortesia. Scrivetemi nei commenti, se la pensate così, scrivetemi una data nei commenti, una data a partire dal quale la responsabilità sarà di questo nuovo corso. Scrivetemi una data precisa.
1 gennaio o 30 giugno 2025, dall'1 luglio 2025 la colpa delle cagate che farà la Juventus sarà della nuova dirigenza. Scrivetemelo, perché ve l'ho detto, questi qua a mettere la faccia sulle cose belle sono bravissimi, vedi la Coppa Italia, però a questa gente io dico, a questi che dicono ma ha trovato il casino, io ripeto, guardate che la Coppa Italia, ribadisco, l'ha vinta la vecchia Juve di Agnelli, l'ha vinta la vecchia Juve di Agnelli, l'unico era UEA che non giocò quella partita, se non sbaglio, l'unico era UEA che non giocò. Gli altri sono arrivati alla Juve tutti sotto Andrea, quelli che hanno vinto la Coppa Italia. Voi dite che io non devo pensare a un'epurazione anche in ragione di quella Coppa Italia. Ragazzi, quella Coppa Italia ha mandato al manicomio non solo Allegri, più di qualcuno ha mandato al manicomio, secondo me. Lo dico e continuerò a ripeterlo. Sul fatto di Chiesa, lo rivorresti? Ragazzi, piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Perché adesso è così che si deve ragionare, visto che ci hanno detto che siamo con le pezze al culo, autoconvinciamoci di essere con le pezze al culo, però diamo 60 milioni a Lewis Hamilton, vabbè, ma siamo con le pezze al culo, c'ha mai ricordarlo. Vabbè, certo è che Juve Como si avvicina e non sarà una partita facile, e non sarà una partita facile, attenzione a quella partita, io dico che la vinciamo. La vinciamo di nervi quella partita, ma la vinciamo. Io vedo un 2-1, Juve Como vedo un 2-1 io. Ma la vinceremo più di nervi che di altro. Perché Thiago è bravo a dare determinazione alla squadra, è un po' come Conte da un punto di vista. Lui è caratterialmente come Conte, tatticamente più vicino ad Allegri, secondo me. So che adesso susciterò gli alti lai degli specialisti, però è così. A proposito di specialisti, sapete da cosa intuisco anche che c'è Maretta? Ieri il tizio di Sport d'Italia, il tifoso della Fiorentina, fa il suo editoriale, anche lui inventandosi quelli che contestano Thiago Motta. Cortina fumogena per nascondere altro. E oramai è quello lo scopo, ragazzi. Solo chi è onesto intellettualmente capisce che ci sono difficoltà. E c'è chi l'ha capito, c'è chi lo ha capito. Perché, guardate, si è embedded fino a un certo punto, poi però non puoi mentire a te stesso. Gli occhi ce li hai. Vediamo. Certo che siamo in un cul-de-sac. Iscrivetevi al canale.